Signore e signori, buonasera e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Different Player. Innanzitutto, nell'augurarvi buon sabato santo e buona Pasqua, volevo ringraziarvi per il supporto datomi in questi giorni. Siamo quasi a quota 500 iscritti ed è un gran bel traguardo per me. Riusciamo a raggiungerne i 500 entro il 4 aprile, giorno del derby? Speriamo di sì, io lo spero con tutto il cuore e vi invito quindi, prima di iniziare questo nuovo video parlando della grandissima prestazione dell'Inter, a mettere mi piace e ad iscrivervi. Ovviamente, quando vi iscrivete, fate attenzione ad attivare anche la campanella per non perdervi nessuna notifica, altrimenti YouTube o non vi invierà proprio le notifiche riguardanti i miei nuovi video, oppure li invierà con moltissimo ritardo. Detto questo, iniziamo. Oggi grandissima prestazione dell'Inter in generale, ma io volevo parlare di un giocatore, anzi di due giocatori, che sono stati bistrattati nei mesi scorsi e di cui probabilmente in pochi tra gli youtuber interisti parleranno nei loro video, ossia Brozovic e Candreva. Vorrei soffermarmi prima su Brozovic, che sta tornando a livelli da Epic Brozo, perché sta facendo delle prestazioni veramente molto molto convincenti da quando Spalletti ha cambiato modulo e l'ha spostato un po' più di posizione direttamente al centro del gioco dell'Inter. Ha fatto benissimo, secondo me, a liberarsi di Borca Valero e Vesino, che non stavano più rendendo come dovevano rendere. Infatti adesso, con Brozovic e Gagliardini, la mediana va molto meglio. Se poi dovremmo parlare anche di Rafinha, che sta dando veramente lampi di classe assoluta, dovremmo stare qui un anno e mezzo a tessere le lodi di Rafinha, il cui prestito spero che si trasformi a fine della stagione in un acquisto a titolo definitivo. Speriamo che l'Inter riesca a rinegoziare i termini, perché il riscatto è attualmente parecchio costoso, 35 più 3 di bonus. Speriamo di riuscire a strapparlo via con una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni complessivi. Detto questo, ritorniamo a parlare di Epic Brozovic, che sta facendo anche lui delle cose veramente ottime, sta mostrando dei lampi di classe assoluta. Oltre a essere quello che testa il gioco insieme a Rafinha, fa dei recuperi importantissimi e aiuta moltissimo la difesa, oltre a fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Quindi, se riusciremo ad arrivare in Champions, sarà sicuramente anche per merito suo. Infatti, dovrete sicuramente notare, anche se sicuramente l'avrete già notato da soli, che nel momento in cui la coppia croata ha reiniziato a carburare, ossia Perisic e Brozovic, il gioco dell'Inter ha subito un'impennata pazzesca, che casualmente ha coinciso anche con l'arrivo di Rafinha, che ha dato quella qualità in più che serviva alla nostra squadra come il pane ci serviva. Quindi, grande, grande, grandissimo Brozovic, che mi sta piacendo moltissimo e spero che giochi sempre con questa continuità, perché si sta dimostrando non un giocatore normale, ma un gran bel giocatore, che è una cosa totalmente diversa. E concluso il discorso su Brozovic, a cui va il mio applauso, continuiamo ad applaudire Antonio Candreva, che nonostante non riesca a trovare il gol, oggi è stato sfortunatissimo perché ha sfiorato in numerose occasioni la gioia di riuscire finalmente a segnare, di cui un palo clamoroso che sta ancora tremando. Fa tutta la fascia, e per uno di 30 anni che si avvia per i 31 non è mica semplice. Recupera palloni a terremoto, come si dice dalle parti mie, cioè alla grandissima, e soprattutto
Da quando Spalletti l'ha spostato più interno, quasi in posizione da trequartista, fa delle giocate veramente di grandissima qualità. È come se noi avessimo il doppio trequartista in campo e il nostro gioco ne guadagna moltissimo sia in velocità che in imprevedibilità. Ovviamente poi ci sarebbe da parlare dei soliti noti quali Cancelo, Icardi, anche lo stesso Gagliardini che sta ritrovando dei buoni standard qualitativi, Skriniar che è il solito muro, Miranda che sta tornando ai suoi livelli, sempre grazie alla compagnia di Skriniar che gli sta facendo benissimo. Però soffermarsi a parlare dei soliti noti mi pare un po' superfluo, anche perché se voi spulciate in giro gli highlights della partita, oggi contro il Verona l'Inter ha stradominato e anche se il primo gol è viziato, tra virgolette, dal fatto che Perisic ha rimesso il pallone in gioco qualche metro più avanti rispetto a dove è uscita la palla, in ogni caso la squadra ha letteralmente dominato e mangiato il Verona sul campo, strameritando di vincere. Infatti sono straconvinto che anche se l'arbitro o il segnalini o la VAR si fosse accorta di quel veniale falletto, ossia, o meglio, nemmeno falletto, irregolarità, ossia l'aver rimesso in gioco da qualche metro più avanti rispetto a dove era la palla, avremmo comunque trovato il gol presto perché abbiamo approcciato la partita benissimo, bombardando di tiri il Verona che avrà fatto in porta sì e no 1/2 tiri, di cui uno mi riferisco al palo che hanno preso verso la fine della partita, quando oramai erano tutti a bere champagne perché erano abbastanza allegri nel finale, quando avevano già capito che la partita era in ghiaccio, prima di andare praticamente. Non appena è scaduto il recupero, tutti sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, come dice Caressa, a bere un tè caldo. Comunque, per me gli artefici della partita di oggi, ma soprattutto delle convincenti prestazioni sia di questa partita che delle partite precedenti, perché sono un paio barra tre partite che stiamo giocando benissimo, sono certamente Brozovic e Candreva, che stanno veramente dando il loro contributo come devono fare e sono capaci di fare. Infatti questo mi fa innervosire, tra virgolette, perché quando vogliono giocare e sono convinti di voler giocare, riescono a fare delle prestazioni incredibili. Detto questo, prima di concludere il video, ancora bravissimi a Brozovic e a Candreva, fatemi sapere che cosa ne pensate. Grandissimo anche Mauro Icardi che sta collezionando gol come si collezionano le figurine. E nel salutarvi e darvi arrivederci al prossimo video che sarà quello del derby dove vi faremo un culo così. O meglio, cercheremo di fare un culo così al Milan, ossia di dominarli sul piano del gioco. Vi saluto e vi ringrazio di aver visto il video fino a qui. Ancora buona Pasqua e buone festività a tutti quanti. E mi raccomando, nella gioia e nel dolore all'Inter eterno amore, amala e soprattutto iscrivetevi al canale perché qui su Different Player Channel non ci si annoia mai e presto saranno messe su schermo importantissime novità che sicuramente daranno un po' di brio al canale. Un bacio ed un ringraziamento a tutti. Ciao da me e da Cappi.